Stiamo costruendo una società senza lavoro, e questo è il tema di cui si parla. L'altro giorno sono usciti dei dati impressionanti che raccontano che le tre grandi aziende di Detroit che facevano automobili nel 1990 avevano 1.200.000 occupati. Le tre grandi aziende di Silicon Valley adesso hanno 137.000 dipendenti. C'è un rapporto di 1 a 10 che fa veramente paura. È chiaro che la risposta cos'è? Alzare dei muri, ritornare al fuoco, mettersi nelle caverne? No, è scommettere sull'innovazione e consentire a tutti di partire. Quindi consentire a tutti, che è quello che fanno i maker, di alfabetizzarsi, di imparare a usare questi nuovi strumenti, di realizzare le proprie cose e mettersi sul mercato e provarci. La location è una scommessa. Io all'inizio, quando facevamo la prima, ero molto contrario di andare in fiera. Non volevo una fiera, non volevo l'atmosfera di una fiera, volevo una festa per famiglie. Volevo che tutti potessero vedere che l'innovazione riguarda tutti noi. Quindi dai bambini agli anziani era una festa per tutti, volevo portarla dentro la città. Dopo 3 anni dentro la città non ci stavamo più, cioè non c'erano cose più grandi dove andare. E oggi siccome ci possiamo permettere di andare in un posto come la fiera, che è un po' fuori, però arrivi con la macchina, arrivi col trenino, lo parcheggi e poi c'hai 10 ore comode, senza file, con spazio fra un padiglione e l'altro, con tante attrazioni. Io poi sono un papà di 2 bambini, vai lì, li sistemi, loro si divertono, imparano e tu capisci anche come sta girando il mondo.